Appassionati di calcio 5, buonasera e bentrovati al Pala Jacazzi di Aversa da Fabio Morra. Hanno fatto il loro ingresso in campo trionfale i ragazzi del Napoli Futsal, che hanno conquistato la Coppa Italia di Serie A a Policoro nella finale vinta contro l'Olympus Roma per 6-3. Oggi torna il campionato e sarà derby contro i campioni d'Italia della Feldi Eboli. E sicuramente è una campagna che con il Napoli, che ha vinto la Coppa Italia, con i playoff ormai alle porte, sicuramente potrà. Intanto Mancuso ci prova subito con la parata di Dalcenna, la prima opportunità per gli azzurri con l'iniziativa di Salas, e con Mancuso che trova sulla sua strada Dalcenna per il primo grande intervento del portiere della Feldi Eboli. Eccolo qua il 21 un'altra volta. Marinovic. E la finta di solidarietà dell'avversario, calcia De Luca. Aveva lasciato sul posto con questa azione in isolamento. Avanza il portiere. Marinovic, un po' di spazio. Il gol da parte della Feldi Eboli, che la sblocca così con Liberti, che ha trovato lo spiraglio giusto. L'azione in velocità, ed è stato molto bravo il numero 9, eccolo qua, ad anticipare Duarte e a frettare Andrea De Gennaro per il gol dell'1-0. Borruto. De Simone. Borruto calcia, non trova lo specchio della porta. Il Titi Borruto, la sua prima palla gol di questo match. Selusio, Venanzio, Marinocci, scusa. Marinovic, il destro all'incrocio dei pali, che giocata da parte di Marinovic, che trova un gol pazzesco, 2-0. Marinovic si gira, calcia, la mette nel set dove nulla può fare De Gennaro. 2-0 per la Feldi Eboli. 1-2, micidiale. Il colpo di tacco con la palla recuperata ancora dalla Feldi, attenzione. Borruto, poi il sinistro che va a lambire il montante. Ci ha provato questa volta Restaino. Ancora con questa chance, attenzione, incertezza con la palla che arriva in area di rigore. Si salva in qualche modo De Gennaro. Napoli che sta sbandando in questo momento per la Feldi Eboli. Matias, errore quindi del controllo. Mancuso prova a girarsi, calcia col mancino sul fondo. Duarte. Borruto. Borruto calcia dal Cinecè. Attenzione, Dalcini si è fatto male, almeno ha chiesto l'intervento dello staff per un attimo, vediamo. Salas. Borruto! Il gol del Napoli con il Cobra. Titi Borruto trova l'angolo, ancora lui per il 2-1 del Napoli. La rivediamo, la giocata velocissima. Nell'angolo niente da fare per Dalcini. Eccolo qua, il Cobra che riporta il Napoli sotto nel punteggio. Salas prova il tunnel, perde il pallone, attenzione, l'opportunità con Patias. De Gennaro in tuffo, l'errore qui in fase di disimpegno del Napoli. De Luca. Ancora in avanti, Patias, attenzione, l'altro errore con Galliani che non ne approfitta. Ercolessi. Lo scambio con il sinistro, la parata di Dalcina, De Luca. Ercolessi ancora col mancino sul fondo. La chance per il Napoli di portarsi sul 2-2. Batte Marinucci. Calcia e trova il gol del 3-1 Marinovic. Una sassata incredibile. Niente da fare per De Gennaro, 3-1. Marinovic, la rivediamo.
secondi. Borruto carica il destro, fermato, contro di partenza della Feldieboli con Caponigro. Caponigro, il tiro e la parata di De Gennaro. Finisce anche il tempo 1-3 all'intervallo. Vince la Feldieboli. Intanto calcio di punizione, la rincorsa di Mancuso, lo scarico per Borruto, la grande parata di Dalcin. È stato anche tante volte assente in questo campionato. Intanto De Gennaro si oppone a Liberti. Mattias dentro, Borruto, tutto regolare. Hanno chiesto un possibile rigore, qui c'è un fallo invece su Borruto, ammonito Patias. Salas, Duarte, Di Luca, destro fermato Mancuso, poi arriva Duarte, calcia, giappa Duarte per il gol del 3-2 del Napoli. Giappa Duarte, i momenti che contano di difficoltà, trova sempre la giocata vincente. La rivediamo, De Luca, un po' fortunata questa palla che arriva sui piedi di Duarte, la piazza con Dalcine che non riesce a intervenire. Salas sbaglia, e sbaglia anche Selusio. Salas dentro con la conclusione, doppia De Luca, Mancuso, non so chi l'ha deviata là sotto, ma il Napoli si è divorato il gol del pareggio. Salas, Giappa, Duarte, calcia col destro, fermato, ancora palla recuperata da Mancuso, altra palla dentro con l'intervento provvidenziale da parte di Selusio. Intanto questa è la situazione precedente, e no, l'ha colpita di testa De Luca che non è riuscito a trovare l'impatto voluto con il pallone. De Luca, Giappa, Salas, il blocco qui, la palla dentro, il gol del Titi Borruto, il morso del Cobra, ancora una volta lui per il 3-3 del Napoli. Eccoli qua i due gioielli, Salas e Borruto, ma De Luca ci ha messo del suo per il gol degli azzurri, che rimettono tutto in parità. L'assist al bacio di Salas con questo passaggio filtrante per Borruto, posizionato al posto giusto, al momento giusto. Il time out di Samperi, la palla dentro per Patias, lo scarico di tacco, poi la giocata con De Gennaro che si oppone in tuffo sul tentativo da parte di Marinovic. Giappa, Salas, De Luca, e qui rischia De Luca con Giappa che quasi si fa soffiare il tempo sul tiro di Patias che va a sfiorare la porta. Salas è rimasto un attimo così. Giappa, Mancuso, Salas, De Luca, Salas, la parata di Dalcin. Salas, la finta, la controfinta, De Luca, Mancino sull'esterno della rete, l'opportunità per il Napoli che non cambia il portiere, resta Borruto tra i pali. Venanzio, Marinovic, lo scarico per Selusio, il destro, la parata di De Gennaro. Il Napoli riesce a recuperare nel secondo tempo un passivo di due reti e acciuffa il pari con il gol di Borruto.